Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti. Oggi studieremo come si usa l'accordo di settima diminuita nel jazz. L'accordo di settima diminuita, talvolta chiamato accordo diminuito impropriamente, è molto utilizzato nel jazz perché è un accordo molto versatile. Si dice che suoni bene su tutto. Cerchiamo di capire però cosa significhi esattamente. In primo luogo abbiamo incontrato l'accordo di settima diminuita come settimo grado della scala minore armonica. Quindi sicuramente se in una composizione si vuole in qualche maniera stressare il passaggio della melodia attraverso il settimo grado, l'accordo di settimo grado costruito sulla scala minore armonica, bisogna usare un accordo di settima diminuita. Quindi se siamo in Do minore, questo si di settima diminuita. Questo è solo il primo caso in cui si può utilizzare. In realtà l'uso molto comune che si fa dell'accordo di settima diminuita è in sostituzione di un accordo di settima dominante che si trova un semitono sotto. Facciamo un esempio. Se io prendo l'accordo di Sol settima dominante, posso sostituirlo con l'accordo di Sol diesis di settima diminuita. Questa sostituzione è molto bella perché prima di tutto ci consente di creare un passaggio cromatico che poi risolve sul, per esempio, Do minore, oppure può risolvere sul Do settima maggiore. Vedete, funziona bene l'accordo di Sol diesis settima diminuita, risolve benissimo sul Do, sia sul Do minore che sul Do maggiore, quindi si può sostituire l'accordo di Sol settima dominante, ma lo vedete anche analizzando le note che compongono l'accordo di Sol diesis diminuito, quindi cioè il Sol diesis che è la nona minore del Sol, che suona però bene sul Sol settima dominante, la nona minore. Ha un suono particolare. Poi tutte le rimanenti note fanno parte dell'arpeggio dell'accordo del Sol settima dominante. Infatti troviamo il Si, che è la terza maggiore del Sol, poi troviamo il Re, che è la quinta del Sol, poi troviamo il Fa, che è la settima del Sol. Quindi tre note su quattro dell'accordo di Sol diesis diminuito, settima diminuita, per essere formalmente corretti, appartengono all'accordo di Sol settima dominante ed è questo il motivo per cui il Sol settima dominante si può sostituire con il Sol diesis settima diminuita ed è uno degli usi più comuni che si fa di questo accordo. L'ultimo uso molto comune dell'accordo diminuito è in sostituzione del sesto grado, dell'accordo di sesto grado costruito sulla scala minore armonica. Mi spiego meglio. Se prendiamo la scala di Do minore armonico, sul sesto grado trovo il La bemolle e sul sesto grado si costruisce l'accordo di La bemolle settima maggiore, lo abbiamo visto nella lezione precedente. Bene, le scale come al solito, le note della scala sono 7. 4 compongono l'accordo, restano tre tensioni. Quali sono queste tre tensioni? Il Si, che è la nona eccedente rispetto alla bemolle, ma ha la stessa frequenza della terza minore, fondamentalmente. Poi abbiamo il Re, che è la quarta eccedente, e poi abbiamo il Fa, che è la sesta. È la sesta maggiore, quindi l'accordo di sesto grado costruito sulla scala minore armonica è un accordo di settima maggiore. Con quali tensioni? Non eccedente, quarta eccedente e sesta maggiore. Guarda caso, queste tre note sono proprio le note che compongono l'accordo di settima diminuita, che ha come tonica la nota di sesto grado della scala minore armonica. E quindi in molte composizioni, invece di trovare il La bemolle settima maggiore,
questo si può fare in fase di composizione, non di accompagnamento, trovate un La bemolle settima diminuita. Per esempio, nel brano Unforgettable si parte con Sol settima maggiore. E poi successivamente si passa a un accordo di Sol diminuito, settima diminuita. Ma quel Sol settima diminuita il compositore l'ha voluto stressare perché altrimenti lasciare quattro battute di seguito di Sol settima maggiore avrebbe reso l'armonia poco ricca, un'armonia monotona. E invece quel Sol diminuito conferisce alla composizione quel certo non so che di ricco, di bello, di jazz che a noi piace tanto. Quindi per riepilogare, i tre usi più comuni dell'accordo di settima diminuita sono sul settimo grado della scala minore armonica, in sostituzione di un accordo di settima dominante che si trova un semitono sotto, e come alternativa all'accordo costruito sul sesto grado della scala minore armonica. Tanta roba, ragazzi, io vi invito a studiare i brani dove ci sono, vengono utilizzati gli accordi di settima diminuita, provare a interpretare quale di questi tre usi ne è stato fatto e magari porre dei quesiti anche nel campo dei commenti che trovate sotto il video. Grazie per aver seguito questa nuova lezione del corso Chitarra Jazz per Principianti. Se vi è piaciuta vi prego di iscrivervi e di lasciare un commento al video in modo che io possa aggiornare i contenuti sulla base delle vostre esigenze. Buona giornata a tutti, alla prossima!